Ecco, qui come si può vedere l'impianto elettrico è assolutamente a norma, perché abbiamo appunto la canalizzazione come prevede la normativa, quindi direi che dal punto di vista elettrico siamo a posto. Peccato che questo mattone caduto sia stato messo praticamente sopra il fiume Bisagno. Questa è la situazione, eccoci, guardate, questa parete ovviamente è crollata per la spinta del Bisagno, che nella notte fra il 9 e il 10 ottobre 2014 è esondato. Questa è la situazione sopra il greto del Bisagno, letteralmente sopra. Questa è la parete sfondata, da non credere. Siamo in pieno centro a Genova. Questo è Corto Lambruschini. Come potete vedere, ovviamente, le fondazioni, c'è la stazione Brignole sulla destra, le fondazioni di Corto Lambruschini sono letteralmente sulla verticale del Bisagno, che ovviamente è stato deviato verso destra per poter permettere la realizzazione delle fondazioni, ma sta di fatto che è stato ristretto l'alveo. E queste sono le conseguenze